Ciao, sono Lucia Tolico e oggi ti racconto una storia. Era il compleanno di un tizio, che chiameremo così Sigismondo. Sigismondo abitava da solo in una villetta a fianco a quella di un altro tizio, che chiameremo Giorgio. Il giorno del suo compleanno, Sigismondo esce e per andare in piazza a far compere, passa più e più volte davanti alla casa di Giorgio. Il giorno dopo tutto il paese sapeva che Giorgio si era comportato male nei confronti di Sigismondo. Secondo te cos'era successo? Vuoi provare a indovinare? Sigismondo quella mattina andò al bar a prendere un caffè e si lamentò con il barista del fatto che Giorgio non gli aveva fatto gli auguri per il compleanno. Al posto suo, disse, sarebbe stata la prima cosa che avrei fatto dopo essermi svegliato. Poco dopo torna a casa e esce nuovamente passando davanti a casa di Giorgio per andare in piazza a fare le sue commissioni. Va dal verduriere e anche con questo si lamenta che Giorgio non gli ha fatto gli auguri per il suo compleanno. Non si è proprio preoccupato di farmi gli auguri, dice Sigismondo al verduriere. Poi torna di nuovo a casa ed esce nuovamente passando davanti a casa di Giorgio. Prova a guardare per vedere se da dietro le finestre lo incontra, lo vede, eccetera. Ma è sfortunato e quindi, insomma, arriva in piazza e va dal panettiere. E anche con il panettiere si lamenta del fatto che Giorgio non gli ha fatto gli auguri. È come se mi avesse detto me ne frego di te, gli dice. Quindi per tutto il giorno Sigismondo passa davanti a casa di Giorgio e si aspetta che Giorgio gli faccia gli auguri del suo compleanno, per il suo compleanno. Il giorno dopo Giorgio va dal giornalaio e si rende conto che tutto il paese parla male di lui perché è stato un vicino di casa veramente poco educato. Chiede che cosa ha fatto di male per essere così e gli spiegano appunto la questione degli auguri. Ora io ti chiedo, secondo te perché Giorgio si è comportato in questo modo? Fai pure le tue supposizioni e ora che le hai fatte ti dico che cosa è realmente successo e tieniti forte perché è qualcosa alla quale non molti pensano. Bene, sei pronto per sentire la risposta? Giorgio non era a casa quel giorno. No, non c'era. Noi ci aspettiamo che l'altro si comporti come pensiamo di comportarci noi, nella situazione che noi interpretiamo con la nostra ottica, cioè con il film che ci siamo fatti e che abbiamo in mente. Ecco che cosa succede. Da ora in poi, quando ti senti dire o ti senti pensare queste tre frasi di Sigismondo, io al posto tuo avrei fatto così. Se fossi stato io al posto tuo avrei fatto così. Seconda frase. Non ti sei preoccupato di dirmi o di farmi. È come se mi avessi detto. Bene, se ti senti dire queste tre frasi, rifletti, fermati, perché l'altro non è te. Il suo punto di vista, la sua ottica può essere diversa dalla tua. Lasciati tranquillo, accetta gli altri per ciò che sono, poiché nessuno può essere te. E tu? Non puoi essere nient'altro che te stesso, non puoi metterti al posto degli altri e gli altri non possono mettersi al posto tuo perché non sono te. E a te è mai capitato di dire queste frasi o di sentirtele dire da qualcuno? Scrivimelo nei commenti e io ti risponderò. Bene, io con questo video ho terminato. Se ti è piaciuto, clicca su mi piace, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!